Ciao a tutti amici Tecnoandroid e benvenuti alla video recensione di MG Cool Band 2, un activity tracker economico che nasce essenzialmente per fare concorrenza a Xiaomi Mi Band 2, Qubot V2 e tutti quegli activity tracker low cost dotati però di sensore per il battito cardiaco. Molto interessante, carino il design, un solo difetto che per quello che riguarda me ne rende impossibile l'utilizzo. Estetico mi è piaciuto particolarmente MG Cool Band 2 perché è molto molto curato, un braccialetto in silicone morbido che però quando arriva in prossimità della capsula, che assolutamente non potrete distaccare dal cinturino, diventa un po' più rigido. Un display da 0,6 pollici circa, un OLED chiaramente retroilluminato che ne perde parecchio in visibilità alla luce diretta del sole, va però meglio di Qubot V2. Non è touch ma un tastino soft touch subito sotto il display che vi consentirà di andare a gestire le feature principali del dispositivo. Certificazione IPX7 per questo device, di conseguenza potrete, io sconsiglio farci la doccia, ma sicuramente se capiterà di bagnarsi le mani e quindi anche i polsi lavandosi ad esempio, oppure sotto l'acqua, non succederà assolutamente nulla. L'ho testato e a tutt'oggi funziona ancora. Batteria da 80 mAh che mi hanno consentito realmente più o meno 5 giorni di utilizzo, connettendolo più volte al giorno al device per scaricare i dati e ogni tanto lasciandolo per qualche ora collegato perché mi interessava ricevere notifiche senza dover andare poi ad aprire lo smartphone. Notifiche che arrivano in maniera parecchio puntuale, le potrete personalizzare e vi consentiranno ovviamente di dare un'occhiata a quello che vi è arrivato senza dover necessariamente prendere sempre lo smartphone in mano. Compatibile con Android ed iOS, c'è un'app molto ben fatta per questo dispositivo, un'applicazione che probabilmente mi ha dato qualche problemino in più a collegarsi almeno inizialmente con iOS, con Android invece tutto in ordine, non ho avuto problemi mai. Non soffrono di battery draining queste applicazioni, quindi non ci saranno problematiche in questo senso né su iOS né su Android, come purtroppo invece capita con le app di altri activity tracker. Solo l'accelerometro all'interno di questo activity tracker, come praticamente tutti quelli economici, di conseguenza conta i passi sicuramente sì, ma non è preciso come activity tracker dotati di giroscopio, GPS e altre forme di sensori e connettività. Diciamo che grosso modo ci siamo, però fa un lavoro simile al contapassi di un activity tracker o della stessa fascia di prezzo oppure del cellulare quando ce l'abbiamo in tasca. Ovviamente monitoraggio del sonno, questo dispositivo, e anche cattura della frequenza del battito cardiaco che potrete andare ad attivare direttamente dal display e poi tutti i dati saranno scaricati sull'app. Direttamente dal dispositivo non potrete gestire tantissime cose, però sicuramente c'è una funzionalità basica dedicata allo sport, ovvero potrete avviare una sessione di allenamento che terrà più che altro conto della corsa o dei passi che andrete a fare, deciderete voi quando stopparla per avere un'idea chiara. Per il resto potrete da remoto controllare la macchina fotografica del cellulare, così come anche gestire la musica, tutto configurabile prima direttamente dall'applicazione. Ovviamente non aspettatevi di collegare in Bluetooth auricolari a questo device per ascoltare la musica, serve solo per controllare da remoto quella riprodotta sul cellulare. A proposito di Bluetooth, Bluetooth 4.0 Inside per collegarlo a smartphone, tablet o ai dispositivi che vi interessano. Non emetterà mai suoni questo activity tracker perché non dispone di speaker audio, però vibra, questo vi consentirà sia di sapere quando vi arrivano notifiche sia di poter impostare anche l'allarme direttamente dall'applicazione. Il difetto più grande che vi dicevo aver riscontrato su questo device purtroppo è nella costruzione del cinturino, perché di base il cinturino e la plastica a protezione del display sono molto belli e ben fatti, ma non di altissima qualità, perché dopo 15 giorni ho notato già che qualche graffietto è comparso. Inoltre la chiusura del cinturino prevede un bottoncino metallico che va direttamente a contatto con il polso. Bene, questa situazione per chi come me soffre un po' di allergia al nickel o comunque ai metalli in generale può essere fra virgolette pericolosa, infatti ho qualche scoriazione l'ho riportata, e se dovessi pensare effettivamente di andare a correre con un activity
breaker come questo, sicuramente avrei qualche problemino che andrebbe oltre la semplice irritazione, potrebbe diventare una vera e propria infiammazione della parte. Di conseguenza, se come me avete di questi problemi, forse non è l'ideale appoggiare il pezzo di metallo e rischiare di sudare direttamente contro il polso, che peraltro è una parte in cui la pelle è abbastanza sottile e quindi ancora più delicata. Considerando che costa solo $20, quindi circa 17-18 euro al cambio, dipende dal momento, questo Activity Tracker vale effettivamente quello che costa, fa bene il suo lavoro, monitora il sonno abbastanza bene, prende bene il lettore, il sensore per il battito cardiaco, che effettivamente è un po' sporgente, quindi tocca abbastanza bene il polso, ben costruito, bello esteticamente, anche se i materiali tendono un po' a rovinarsi. L'unico difetto è quello che vi ho rivelato, ovvero il contatto del metallo con la pelle, perché la pelle delicata può essere, tra virgolette, pericoloso. Per il resto mi è piaciuto particolarmente, ben fatte anche le app. Bene amici Tecnoandroid, come al solito spero di esservi stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!